Ok, rieccoci. Allora, abbiamo conquistato di Rakium. Ora, effettivamente questa provincia, adesso se selezionarla sarebbe buono, ha problemi di cibo. Non tanti, tra l'altro, me ne aspettavo di più. Effettivamente, cioè, mi avete consigliato di fare un porto peschereccio. Che effettivamente è vero, ci permetterebbe di risolvere almeno in parte il problema del. In realtà, non in parte. In questo caso lo risolve completamente il problema del cibo. Ed è probabilmente la cosa che faremo. Probabilmente questo qui. Sì, visto che comunque è soltanto di livello 1. Potenzieremo in quello. L'alternativa, ovviamente. Beh, in realtà. Cioè, comunque conviene conquistare Tessalonica. Perché almeno abbiamo tutta la provincia. E possiamo anche costruire edifici per la sanità dove ha senso farlo, cioè nella capitale, che è comunque la cosa migliore con l'Impero Romano d'Occidente, almeno secondo me. Gli Alani sono in guerra con qualcuno? Appunto, cioè sono in guerra con qualcuno, sono alleati di qualcuno? No, sono in guerra con un po' di gente, hanno un po' di province in realtà. Sono in guerra con Longobardi e Marcomanni, quindi. I Longobardi e i Marcomanni dovrebbero essere contenti se noi andiamo a farci la guerra. Ed effettivamente è quello che faremo. Ovviamente questo turno non possiamo farlo perché è un po' impossibile. Conviene tenere anche la nave in porto in modo che si reintegri un pelino più velocemente. Comunque ci vuole un bel po'. Qui abbiamo una caterva di roba. E allo stesso tempo non possiamo farci niente perché. Insomma, non. Negli assedi non conviene, secondo me, portarci un altro esercito in rinforzo perché rischia di essere praticamente preso da parte e sterminato, soprattutto quando il numero di nemici è così alto. Abbiamo un buon generale, che tra l'altro ha anche una buona abilità, perché adesso alzare lo stendardo 5, 30 secondi, tra l'altro, dura. Insomma, è una buona abilità, ecco. Diversamente dal solito, ecco. Qui abbiamo i Geati che ci dichiareranno guerra, 99 su 100. E poi abbiamo la nostra spedizione, diciamo, in Inghilterra che ci. Ma che una ribellione qui. E abbiamo un esercito per andarla a sedare. Teoricamente questo qua potrebbe andarlo a fare. Rischiamo di perdere colonia Agrippina, però, quindi forse è il caso di aspettare almeno un turno a vedere cosa fanno i Geati. Perché comunque io adesso non posso ancora dichiarargli guerra, no? No, forse potrei dichiarargli guerra, però è inverno, quindi è il caso di non attaccarli volontariamente, diciamo. Qui dov'è che è il mio esercito? Qui sopra, quindi lo portiamo a Olisipo. Questi qua. No, non credo. Potrebbero anche attaccarmi alla fine del turno, vedremo. Comunque una cosa non mi preoccupa più di tanto. Abbiamo un po' di soldi, ma credo che mi convenga tenerli. Questi qua potrebbero essere pericolosi. Ci stiamo già andando con la flotta. Cioè con la flotta, in realtà è un esercito, non è una flotta. Quindi dovremmo essere più o meno tranquilli. Perché dico che è pericoloso questo qua? Non tanto per diciamo, le forze in sé, ma per il fatto che più l'insediamento va, più l'assedio va avanti, più mi rovino sostanzialmente l'insediamento. E rischia, diciamo, di peggiorare il morale, l'attacco corpo a corpo, eccetera. Quindi quello è sostanzialmente il problema. Non credo di dover fare niente a livello di diplomazia, quindi finiamo il turno e vediamo come va a finire. Fra parentesi, se mi attaccano gli Unni, anche questa parte sarà soltanto una battaglia, perché credo che ci vorrà un bel po'. Tra l'altro, l'ultima volta che l'hanno fatto, non hanno ancora dichiarato guerra. Potremmo quasi farlo noi, eh. Ok, gli uni se ne vanno. Almeno ne rimane uno, quindi il reintegro in quella. In quella provincia è impossibile, però. Meglio che niente. Attaccano? Ok. Direi che. Allora, in realtà. Questi signori germanici con la lancia, cioè teoricamente sarebbero delle buone unità. Il problema è che le lance in questo gioco non funzionano, quindi
quello non è un grosso problema. Le picche sono probabilmente la cosa più pericolosa che hanno, insieme forse a questi guerrieri germanici, perché io non ho, cioè, comunque difendendosi, sono comunque costretto ad affrontarle frontalmente. E non credo di avere una quantità di tiratori sufficienti per scioglierle, sostanzialmente, prima che mi arrivino vicino. Quindi dovrò cercare di eliminare le cavallerie il prima possibile, per poter utilizzare le mie due e caricare alle spalle quelle picche. L'aspetto positivo è che forse in questa battaglia i miei arcieri faranno effettivamente qualcosa, perché appunto contro le picche effettivamente, visto e considerato che non hanno armatura, non hanno praticamente scudo, anche un arciere, anche un sagittario che normalmente fa schifo potrebbe riuscire a combinare qualcosa. Per il resto a livello di fanteria loro ne hanno tanta, però non penso che sia a livello dei nostri, insomma. Credo che i nostri armigieri difensori si riescono ad aprire tranquillamente anche i suoi lancieri, che sulla carta sarebbero, insomma, a livello di tier dovrebbero essere più forti delle nostre unità. Ok, allora. È un po' che non, era da un po' che non facevamo battaglie in questa mappa qua. Tendenzialmente quando le facevamo erano persi in partenza. In ogni caso, quello che faremo non ha senso tappare qui. Ha più senso tappare qui. Perché dico che non ha senso? Semplicemente perché è lontano, per cui, insomma, prima che ci girino intorno dovremmo accorgercene. È vero che ci sono anche rinforzi, però, insomma, preferisco generalmente metterlo qua, anche perché c'è la torre. Quindi se provano a buttarlo giù e la torre è ancora su, comunque riesco a fargli un po' più di male. Ci metto sopra i mazziari e dietro un'unità di... Questi li metto in... li metto in formazione di gente su in difensiva per due motivi. Sia perché mi aiuta un attimo a proteggerli dal fuoco nemico, sia perché almeno se mi tirano addosso non possono tirare di pila nelle spalle i miei mazziari. L'alternativa sarebbe metterci in realtà i sagittari, ma qua non hanno le picche. Picche ce n'è una qua e probabilmente la maggior parte sono quelle che arriveranno poi dopo, quindi per il momento le tengo qui e vedrò un attimo che cosa farne. Non è così chiara la situazione, ecco. Probabilmente cercherò di metterli, di tenerli qui e di tappare qua in basso anziché chiudermi più stretto. Anche perché non ha senso, insomma, abbiamo abbastanza unità per tappare tutto. Come al solito è sempre complicato qua. Meno complicato che nei capitoli precedenti, perché su Medieval in particolare mi ricordo che negli assedi era sempre un po' un casino. Adesso proviamo a vedere se riusciamo a tappare tutto per bene con un'unità sola. Questo qua forse è meglio metterlo un pelino più avanti. Appunto perché voglio sfruttare sto pezzo qua per gli arcieri. Anche lì è ovvio, non sapendo da dove arrivano e come arrivano gli altri è sempre un'ipotesi, però... Teoricamente potremmo anche tapparlo con due lance. Però visto e considerato che i passaggi sono piuttosto stretti, soltanto questo qua è un pelino più largo, piuttosto che metterne uno fianco a fianco preferisco metterne uno dietro. Ma anche metterne uno dietro in realtà non serve, perché a quel punto è meglio metterci degli armigieri defensores. Quindi li teniamo qua e facciamo come ho detto, cioè qui ci mettiamo unità di armigieri defensores, magari anche un po' più indietro in modo che possa fare un minimo di carica, visto che comunque, sì vabbè, 15 non è che sia un granché, però insomma, meglio di niente diciamo. Sicuramente meglio di 5. E questi mazziari li mettiamo qui. Vediamo. Può darsi che riescano a tirare. Non penso proprio che riescano a tirare tutte queste robe qui, però possiamo provare a metterli qua per farli andare indietro. Se non altro per avere un po' di fuoco. Anche perché altrimenti diventa sempre un po' complicato utilizzarli. Abbiamo
delle altre unità. Mette tutte queste qua. Che direi che io le metto qui così, possibilmente informazioni se ne hanno difensive, in modo da, e poi le sposto a seconda della necessità, insomma. Dovrei fare abbondantemente in tempo. Ci sono dei posti per nascondersi, teoricamente c'è quella boscaglia lì che forse è ancora la scelta migliore. E direi che possiamo... Controlliamo un attimo che questi qua in particolare siano in formazione. Direi di sì, quindi iniziamo la battaglia. Si rinforza, arrivano dall'altro lato, ma... Sono stati avvistati. Se mi convenga metterli qua, gli arcieri. Il nemico è stato avvistato. Potrebbe essere una buona idea. Preferisco cercare di utilizzare le cavallerie in questo lato, prima di tutto perché ci sono meno, credo almeno. Insomma, sì, ce ne sono soltanto due, mentre l'altro avrebbe bene quattro. E poi perché appunto hanno quelle picche che potrebbero crearci dei problemi, quindi... Un altro modo è cercare di utilizzare i pila. Il problema è che, insomma, per utilizzare i pila, le cavallerie, le legioni, no, le legioni anche, ma in questo caso le legioni con resistenza devono essere... Cioè non devono essere in formazione e allora diventa un po' pericolosa la cosa. Fa parentesi che cavallerie hanno qua. Quelli germanici a cavallo. Teoricamente non mi vedono le mie cavallerie, quindi non credo che mi stiano venendo addosso. Anche se la direzione è quella. Le nostre truppe stanno subendo un'imboscata. Devo andare indietro perché non ho capito che cosa sta facendo questo qua. Sì, ne abbiamo due, ma neanche due anche lui, quindi è un po' pericoloso comunque. Credo che la situazione si sia sistemata, perché comunque è andato... No? Perché uno è visibile? Madonna! Ok, stai lì, per favore. La torre è stata distrutta. I mazzieri stanno sparando, sì. Più o meno. Cioè, teoria. Ah, sono questi qua che stanno... Si hanno caricato le cavallerie. Tre cavallerie su dei lancieri. Insomma, è piuttosto evidente che la situazione non finirà bene per loro. Questi mazziari non servono sostanzialmente a nulla qui. Sarebbe bello poterli mettere su qualche roba tipo questo, ma non si può. Quindi togliamo il fuoco volontà e li portiamo indietro. Magari anche un tipo qua. Lì non sta arrivando ancora niente. Qui, perfetto, le asce sono state le prime. Quindi verranno maciullate dai miei mazziari. Che è la cosa migliore, sia perché comunque sono più pericolose, sia perché ovviamente le asce sono migliori per buttare giù le barricate. Adesso andiamo qua col mio generale a fare questo, perché è il caso di farlo.
I nostri mazzi erano già finite le munizioni, quindi li portiamo indietro. E potremmo portarci su tutti questi qua. Effettivamente sarebbe stato più. Perché comunque con le lance dubito che ci, cioè, che facciamo in fretta. Non so quanto... quanto ci voglia. Quando vediamo che la situazione si sta un attimo bilanciando quantomeno, per il momento stiamo ancora vincendo se, pesantemente. Cosa sono, cani? No. Cavalli però... sì, non vedo dove è l'unità. Qui mettiamoci il tiro pesante perché voglio... fare più danno sostanzialmente. Tireremo contro delle fanterie, quindi quella è la scelta migliore. Qui forse conviene portare dentro il gli amici del Defensores. L'hanno già buttato giù? No. Sì, non ce la fanno a... ad arrivare a sti mazziari, quindi fermatevi qua. Invece che stanno andando alla velocità... la tartaruga... sul generale fuori. Qui stiamo affrontando delle picche, cosa che non mi piace per niente. Questi qua non stanno ancora tirando perché le sue picche le sta facendo girare in sotto. Siamo quasi... cioè... in realtà saremmo quasi sul punto di caricare questo blob. Il problema è che ci sono troppe lance all'interno. Sono tutti in combattimento adesso, ma è molto facile farne girare indietro una. E quello ovviamente diventa complicato e pericoloso. Mi piacerebbe che non riuscissero a buttare giù queste cose, però... non lo so. No, ormai la buttano giù. Non abbiamo abbastanza... tiratori, sostanzialmente. Portiamoli qua. Vediamo se riusciamo a tirare su quelle picche. Qui le picche le stiamo aprendo. Pensavo peggio. Il generale è quasi pronto per utilizzare nuovamente alza lo stendardo, cosa che... perché più 2? Non era più 10? Ah, non era lo stesso generale, ecco perché. Quello là era alza lo stendardo 5, questo qua è alza lo stendardo normale. Qui li abbiamo eliminati, ma purtroppo hanno buttato giù la barricata, quindi ci mettiamo così. Poi, testuggine. Ok, tu sei qua. Tira su questo. Vediamo se ci uccide qualcuno. Sì, 8 in un colpo. Se non sono già andato giù per qualche motivo da sole. 3. Adesso un po' di uccisione le sta facendo, Tutti i cavallerie li teniamo là dietro. Per il futuro, diciamo. Perché tutte queste picche qua dobbiamo... cioè... è abbastanza, come dire, suicidio cercare di utilizzare al momento. Anche perché hanno ancora delle cavallerie anche loro. Ha già fatto con 2 colpi più uccisioni di... del suo standard, diciamo.
stare attenti adesso che non cioè, se dovessero allontanarsi, che non ci vada, che non ci vada dietro. Facciamo così, va. Dovrebbe essere abbastanza sicuro. Sono anche uno stupido però, perché dovrei mandare a questo punto gli armigeri. Il nemico ha radunato, insomma, le sue unità. Qua prepariamoci nel caso un'altra linea difensiva, giusto così per sicurezza. No. Ok, no, no, che li stanno tirando, va bene. Pensavo che... Sì, perché vorrei eliminare... A parte che abbiamo finito le munizioni, quindi... che sia la cosa più utile di questo mondo. Meglio tenerseli per quelle picche quando arrivano. Ora qui c'è una sua cavalleria ancora. Però direi che è il caso di andare a eliminare questi qua. E questi qua. Così ce li leviamo dalle scatole. Il suo generale sta perdendo. Qui avevo detto di pensare a un'altra linea difensiva, ma loro giustamente non lo stanno facendo perché erano in formazione. Quindi non si spostano. Qui non dovrebbe essere un problema, infatti, per le mie. E poi utilizzeremo questi qua per sparacchiare su questi qui. I miei arcieri... Ok. Sono ancora... vediamo se riusciamo... Ok, abbiamo tirato i giavellotti, non abbiamo fatto nient'altro, però... Quella cavalleria mi sta arrivando troppo vicino. Andiamo a nasconderci qua dentro ancora. Questi qua però sono andati. Ed ho una cavalleria in una posizione abbastanza buona per caricare questi qua, oltretutto. Questi arcieri che hanno fatto 73 uccisioni, cioè non hanno mai visto tanti tanti morti nella loro vita, è il caso che tirino dentro questi qua. Se ci riescono. Stanno andando indietro, quindi mi va benissimo. Ce la faranno? Sì, ce la stanno facendo. Dovrebbe essere quasi nascosto, credo. Sì, l'intelligenza artificiale è demenza artificiale, però va bene. A volte conviene. Ok, qui sono andati, quasi. Qui la situazione sta andando più che bene, nel senso che... Qui no. Perché? Non siamo... Il suo generale sta morendo. Nessuno sta vincendo in realtà. Grande svantaggio. Svantaggio, ma... Non so quanto che cosa... Ah, signori germanici con lancia. Beh, però se uccidiamo il generale è andato. Sì, anche selezionarlo un po'. Prendiamo il nostro generale e portiamolo in questa posizione qui. In modo che dia... supporto alle truppe. Ok, levatevi dalle balle voi. Ci
Facciamo così, vediamo sta cavalleria che cosa riesce a fare. Le unità nemiche si sono radunate e stanno tornando in battaglia. Non farti prendere, per favore. Cioè, un po' l'ha preso, però niente di che. Ok, qua è finito. Le cavallerie non... Dobbiamo tenerci un occhio. Ma tenere un occhio su un bel po' di cose, in realtà. E questo è un po' problematico, ovviamente. A morire come se non ci fosse un domani. Questi qua sono quasi... C'è qualche torre ancora viva? No, quindi non posso neanche dire. Prendiamo questi due qua, li portiamo qua, perché li faremo girare per attaccare questi qua alle spalle. Vediamo se riusciamo a fare una bella carica. È una bella carica, signore. Lo sembra. Quindi non si è girato. Leviamoci dalle scatole subito. Sperando di non perdere troppi uomini. Non ne abbiamo persi, buono. E ne hanno uccisi un po', sembra. Cioè, sì, sono abbastanza sicuro che ne abbiano uccisi un po'. Questo non è il massimo. Proprio correrci dentro le picche non è... Il nemico ha radunato le sue unità. Non era il piano, diciamo. Andiamo qui a nasconderci. No, forse in realtà non conviene neanche nasconderci. Tanto vale continuare a farsi inseguire da questo qui, in modo da tenercelo fuori dalle scatole mentre noi continuiamo a caricare questi qua. Carica numero 2. Tutto là siamo ancora salvi, sì. 161, andiamo a... Sì, ok, ne ho uccisi un po'. Se riesci dietro ancora un po', ne farei anche fuori di più. Però rischio di perderli poi nel disingaggio. E un po' comunque li perdo perché ci sono questi... Questi qua. Che penso mi tirino addosso. 168 uccisioni di sagittari, mai visto una roba del genere. Ok. Carichiamo di nuovo. Scout Equites! Prendiamo un'altra unità di lance, ce la sbattiamo... Di lance la mettiamo qua.
In realtà qui abbiamo ancora questo qua che non sta combattendo, per cui voi qua avete finito. Questi qua, sì, sono uno stupido perché non l'ho. Il loro generale è morto. Ok. Colpo fatale. Penso sia andato. Gli ho detto di uscire a voi, sì, spero. Si perdono un sacco di uomini. No? Più del dovuto sicuro. Sì, infatti, tal chi. Forse è il caso di mettersi qua dentro e lasciarlo tornare indietro, appunto. Comunque è andata, nel senso. Morendo il suo generale, ovviamente, la situazione è peggiorata notevolmente. Scop. Sì, ormai, tanto vale che ho fatto questi qui. Sì, qua mi rompe anche la carica, queste cose. Vabbè, andate avanti a uccidere questi qua per il momento. Vabbè, ho perso forse un'unità di lancieri, ma sono solo lancieri che... cioè... sì, forse avrei dovuto utilizzare di più questi qua, che erano quelli... dei rinforzi, piuttosto che... quelli realmente miei, però, insomma... no. Vai, vai, su questi qua, ma allontanati in fretta. La perdo. Non lo so, forse riesco a... via. Vai il più lontano possibile. L'altra me la stanno mandando addosso questi qua, sì. Ora via. Corri! Sti in quattro gatti. Sì, qui sono uno stupido anch'io due volte, perché questi qua potevo anche portarli avanti, eh. Tanto che cosa ritengo lì a fare non lo so. In particolare questo qua. Questo quel più le più poteri di più non sono al massimo, Comunque è finita. Cioè, vabbè, ci sono ancora appunto quelle. Quelle lì, ma insomma. Credo che vadano praticamente in fuga da soli, tra l'altro. Comincio a inseguire un po' di gente. Sì, vabbè, quei lanciatori genoici lì. La vittoria è tua! Ovviamente cerchiamo di inseguire il possibile. Cioè, non è che possiamo fare molto, però. E comunque... l'ideale sarebbe... portarli ad un livello, diciamo così, di... cioè, far fuori abbastanza persone da... abbastanza unità e cose del genere da poterli eliminare. Definitivamente. Comunque il re dovremmo averlo ucciso, per cui... già quella è buona, ecco. Anche se mi aspettavo, francamente, quando il gioco era uscito... che perdere il capofazione fosse una cosa più grave, diciamo. Oh dai, è andata in fuga la cavalleria così.
fosse una cosa più pericolosa o comunque più dannosa. Apparentemente invece non cambia praticamente nulla. Farà fuori una quantità. No, vabbè. L'altra cavalleria aveva un sacco di uccisioni. D'altronde, vabbè, era quella che ho fatto caricare contro. Ha fatto fuori un po' di tiratori, ma ha fatto anche poi parecchi danni. Comunque credo che, adesso non so, può darsi che questa parte venga tagliata o comunque che l'accorci. E non credo che sia il massimo della libidine vedersi sti cavallini che uccidono gente così. Cioè, oddio, se non li guarda così magari può anche essere. No, insomma. Sette. Tra l'altro mi avevate anche detto di reclutare un po' di catafratti. Ed effettivamente sì, insomma, bisognerebbe farlo. Il problema è che nel 90% dei casi comunque sono in guerra contro fazioni contro cui i catafratti non servono assolutamente niente. Nel senso che espandendomi ad est, comunque rischio sempre di avere a che fare con gli Unni e i catafratti contro gli Unni non servono assolutamente niente per il semplice fatto che verrebbero comunque macinati. Nel nord, o comunque nella, cioè, potenzialmente in quella spedizione in Britannia, ma anche ad esempio se poi è. Credo che lo farò, andiamo in guerra contro i Geati e contro gli Juti. In quel caso, ecco, allora probabilmente sì. Anche se comunque hanno anche loro delle ottime cavallerie, cioè i cavalieri nobili, non mi ricordo più come si chiamano, cavalieri germanici nobili, sono molto forti, probabilmente, anzi, saranno quasi sicuramente più forti dei catafratti. I catafratti di base sono forti, il problema è che quelli romani non sono granché. E quindi niente, insomma, per il momento credo che non ne valga poi così tanto la pena. Ecco, questi qua sono molto economici, queste cavallerie comunque il loro lavoro più o meno lo fanno. Direi che terminiamo. Spero di non aver perso quella cavalleria. 424 uccisioni. Non credo di aver perso nessuno. A meno che non abbia perso quella cavalleria lì. Lui ha perso un po' di unità e quantomeno. Questo primo esercito l'abbiamo effettivamente decimato. Il secondo, diciamo, è messo meglio perché ad esempio una cavalleria è riuscita a scappare. Però ecco, tutto sommato è andata discretamente bene, direi. Ok, vediamo bene com'è andata. Sì, insomma, gli è rimasto ben poco. Ecco, questo qua invece ha qualcosina in più. Noi non abbiamo perso niente, grazie al cielo. Questa qua che ha beccato tre ranghi è la nostra, anche quella è abbastanza positiva. Se fosse stata la guarnigione, insomma, mi sarebbe interessato relativamente. E adesso il problema, a parte che avremo comunque un turno di reintegro, quindi può darsi che la mia cavalleria, quella che aveva ancora sette uomini, abbia recuperato abbastanza uomini da. Many good men have died in our wars. Our people look to find terms that will bring rest to all our Allora, swords. se paghi. Sì, però quanto vi odiate con questi qua? Beh, a parte che ormai l'impero romano d'Oriente non penso che mi dichiari guerra. Però è in deterioramento, eh. Danno il grande potere, vabbè, ma non. Faccio un trattato di pace con questi qua. Più che altro chiedendogli dei soldi, no? E penso che potremmo chiedergliene parecchi. Speravo qualcosina in più. Facciamo 2008. Sì, insomma, forse avrei potuto richiedergli, diciamo, la pace dopo avergli ucciso il re. Quello poteva essere interessante.
Successo importante. Cos'è? Rovina le scorte. Egitto non esiste più. Rubinamenti in Africa, Baetica, Gallese. È la Madonna. Carica ottenuta. Tassi curata. Ok, abbiamo fatto un po' di roba in giro. Te vai su verso il buraco. Me ne frego assolutamente di questo esercito, direi. Anche perché non posso farci più niente ormai, nel senso. Il movimento l'ho finito. A questo punto sono obbligato in qualche modo ad andare ad attaccare questo esercito di ribelli. Perché... cioè, cominciano ad essere un po' troppi qui. Non credo di poter... Cioè... Questo qua non mi attacca, è quello il problema. Sta perdendo uomini, in continuazione. Una volta eliminati questi qua, teoricamente posso anche portare su questo esercito qui, però per il momento non posso. Non ho altri eserciti disponibili. Questo qua dovrebbe andare ad eliminare questo qua. Non dovrebbe esserci grossi problemi. Prima di tutto vediamo questo qua però, perché potrebbe essere la cosa forse più interessante ancora. Sì, ok, possiamo tranquillamente, credo, andare ad eliminare definitivamente questi due eserciti. Senza troppi problemi. Potrebbe essere utile. D'altro canto però anche cos'è? Da qualche parte c'è qualcosa che fa il reintegro, mi sembra, no? No. Sì, vabbè, questo qui. No, vabbè, allora facciamo così e basta. Non posso toglierlo dal reclutamento. Ok. For death and honor! Advance. Direi che facciamo protettiva. March. Ok. At your command. Get to it, men. Non so se è stata una buona idea, francamente. Perché se hanno qualcosa qua che mi può attaccare in questo turno. No, ok, bene. Qua stanno... costruiranno qua qualcosa, forse? Non sarebbe neanche male, visto che siamo in pace comunque. Qui andiamo verso... Potremmo già attaccarla in questo turno, eh? Non avremo una catapulta, però magari possiamo reclutarla mercenaria. Non hanno niente. Dimmi che c'è una catapulta. Non c'è una catapulta. E allora devo attaccare e poi far passare un turno. Cos'è che hanno? For death and honor! A parte che... li hanno cambiati ancora? Cioè, mi ricordo che le rosse degli alani le avevano cambiato, avevo fatto anche la nuova analisi su quello, diciamo. Però queste immagini qua non me le ricordo mica. Vabbè. Cosa facciamo? Tutto il mobile, no, sono 5 turni. 3 turni. È una roba che faccia un turno? Era cambiato, una volta c'era qualche roba che faceva... che bastava un turno per farlo. Bene, abbiamo aspettato 3 turni, immagino. Altro i... Beh, questa flotta qua deve andare giù. Adesso, perché... c'è quella degli alani che potrebbe rompermi le scatole.
Direi che la portiamo a Corinto. Che almeno mi aiuta anche un attimino con l'ordine pubblico. Visto che una ribellione qua scoppierà fra poco. Qui ci sarebbero un sacco di battaglie da combattere con, con i ribelli. Qui, questo qua, intanto che ci sono, lo faccio subito un imbarcadero peschereccio. Domanda. No. Ok, niente. Speravo che fosse... No, non poteva essere diverso perché non è un'altra provincia, quindi. Il peschereccio, sta roba qua cos'è? Impariamo. Quello lì. Questo qua lo demoliamo perché non mi serve. E comunque sì, appunto, ci sono un sacco di battaglie da fare, per cui... Non credo che questa parte la porterò avanti molto, nel senso che... non ha molto senso un'altra battaglia, comunque non possiamo farla. Quindi niente, direi che per questa parte è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e al prossimo video. Ciao!